Parcheggi pieni, traffico bloccato come all'ora di punta di un giorno lavorativo, una folla di persone per le strade del centro. La Notte Bianca di Pescara registra un grande successo. Negozi aperti, strade e piazze centrali ricche di spettacoli, musica, artisti e curiosi che si fermano, osservano, sorseggiano qualcosa da bere, guardano le vetrine, si godono la città adriatica che si trasforma in una cartolina di antica memoria. Le vie centrali sembrano arredate in ogni dettaglio, gli espositori dei negozi aiutano a creare atmosfere avvolgenti, si vedono sorrisi, divertimento e a popolare la notte ci sono persone di ogni età. Un ritratto che suggella un successo di pubblico e presenze, come a dire, le buone idee piacciono tanto e piacciono a tanti, senza distinzione di età, ceto e istruzione. Sembra tornare all'Italia di tanti anni fa, dove si cantava, si sorrideva e si andava d'accordo. I negozianti vedono popolarsi di acquirenti i loro spazi, il fresco della serata allevia la fatica. Un gran numero di biciclette si mischia ai passanti e la musica fa da cornice allo svolgimento della Notte Bianca di Pescara. Un successo che non ha avuto bisogno di artisti di richiamo costosi né di pubblicità massiva. Vince la semplicità e il piacere di viversi la propria città nelle luci della notte.